Buonasera a tutti, l'ultima convocazione è del 3 di settembre, di venerdì scorso, e siamo arrivati, chiedo ad Antonella conferma, alla trattazione dell'osservazione 206, quindi si riprende da 210. Sì, ok, va bene, 110. Prego, Assessore. Allora, la 210 riguarda un lotto inserito in zona B1 di cui si chiede l'edificabilità. L'istruttore di non accoglimento perché non sono state proposte misure di carattere compensativo. Però c'è scritto che offre la perequazione. Sì, non è indicato nulla di preciso, questo intende dire l'ufficio. Ma si può vedere dov'è questo lotto qui, per curiosità? Ma più Sì, che vedere dov'è il lotto, dico, non dobbiamo, questo è come principio, se si è sempre detto interpretare la volontà del cittadino, no? Dico, non possiamo individuare noi un intervento, dico, al di là che sia ammissibile o meno per altre questioni. Per questa specifica situazione, lui ha detto che fa la perequazione. C'è un elenco, se non l'ha individuato, interpretiamo la volontà del cittadino, dico io. sì, è corretto quello che dice Alberto. Diciamo, aggiungo per essere più chiari, il cittadino non ha indicato nessuna misura perequativa e, diciamo, in fase istruttoria, non è emerso, diciamo, rispetto alla localizzazione, no, dell'intervento, un qualche interesse pubblico lampante che possa in qualche modo completare la proposta e quindi anche la scelta pianificatoria. Di fronte invece ad altre osservazioni, no, dove la parte pubblica era stata trattata, diciamo, con dovizia di particolari. Però è vero quello che dici tu, Alberto, cioè per la commissione c'è la possibilità di valutare se la commissione rispetto alla localizzazione, in particolare, rinviene degli elementi di interesse pubblico da attribuire, diciamo, l'ufficio in un'eventuale norma. Quindi non è un problema di ammissibilità, dell'osservazione. L'osservazione ammissibile è proprio un aspetto di carattere valutativo. Ora, qui dovete casomai valutare, siccome sono quel gruppo di osservazioni, no, un pochino più sintetiche e scarne sotto il profilo, no, della proposta. Dovete valutare se magari non metterla in quel gruppo, diciamo, più generale, dove ci abbiamo messo anche altre osservazioni, diciamo, simili, oppure no. Ecco, questo valutatelo. Noi, diciamo, da Chito non ci, rispetto alla collocazione, diciamo, non ci è venuto in mente nessun interesse pubblico particolare, però è vero, ce ne sono almeno, ne abbiamo incontrate almeno un paio. Insomma, simili le possiamo, se volete, mettere in quel gruppo lì, cioè di Sì. quelle osservazioni che cadono nel territorio urbanizzato, dove la parte perequativa non è individuata in modo chiaro dal cittadino, e poi no, uno può fare una specie di graduatoria sulla Ricordo parte. che se per dare un quantitativo a questa previsione va tolta a qualcun'altra. Sì, Fabrizio, ora Guarda, te non hai anche vedere, però, partecipato. se me la fate vedere in cartina lo preferirei io su Google. Voglio vedere dove si colloca quest'area. Certo. Dicevo Fabrizio, te non hai partecipato ad alcune commissioni. Diciamo, ci sono alcune osservazioni di questa natura, Fabrizio, dove l'istruttoria lì era stata positiva, no, dell'ufficio, e anche quelle le abbiamo messe, diciamo, da parte, no, per poter rivalutare questo gruppo di osservazioni, chiamiamole un po' più sintetiche e un po' più deboli sotto il profilo della proposta, per rivalutarle insieme. Quindi, diciamo, è già stata chiarita la commissione che poi alla fine vanno fatte delle scelte, ecco. Sì, io vorrei fare una considerazione su questa categoria che poi, come dire, l'osservante ha dato gli elementi che riteneva essere oggetto della nostra valutazione, tra l'altro, no? Per cui nella completezza o nell'incompletezza ha fornito degli elementi
che potevano essere oggetto di una valutazione, di una considerazione di un certo tipo da parte nostra. Io volevo limitarmi a dire questo: in ragione di un dimensionamento fissato dal piano operativo e quindi distribuito anche, no? In ragione dell'interesse pubblico valutato a prezzo di una trasformazione del territorio, non si può, secondo me, in generale, per dare continuità al piano, anche al di là della fase che stiamo vivendo ora, no? Non si può non valutare proprio questo, cioè qual è l'interesse pubblico dell'amministrazione del comune nel consentire trasformazioni permanenti di suolo non edificato a fronte di interventi che non sono stati dichiarati in volontà in maniera precisa o perlomeno insomma indicata, di cui si possa riconoscere già ora l'interesse pubblico. Perché il principio per cui l'edilizia e quindi la trasformazione del suolo è libera nel territorio urbanizzato non è scritto da nessuna parte. Cioè, il territorio urbanizzato è tale perché l'abbiamo definito con determinate caratteristiche territoriali, no? In ragione del suo stato attuale. Per cui, ecco, siccome ci sono diversi casi di questo tipo, e ci potranno anche essere nel futuro, tra l'altro, perché c'è anche il piano avrà una vita dopo la sua approvazione. Secondo me dobbiamo tenerlo ben presente questo aspetto, perché i piani hanno un dimensionamento, se quel dimensionamento lì lo intendiamo spendere, lo dobbiamo spendere nella consapevolezza che la trasformazione del territorio è compensata da un interesse pubblico che ha immediata espressione. Quindi Alberto. te dici in sostanza questa qui si può prendere in considerazione nel prossimo piano operativo, eventualmente. Non sto dicendo per forza questo, cioè per No, me no, potrebbe no, no, essere. cioè vado per in, cioè, visto le altre osservazioni, ho visto il dimensionamento che ormai è stato effettuato. No, è una domanda che te lo chiedo. Sì, che può No, essere anche appunto, giusto. io ti dico questo, Riccardo, cioè in questa condizione in cui si è trovato questo cittadino, ci si trovano molti altri cittadini, no, che hanno degli interessi, possono avere degli interessi su aree attualmente libere all'interno del territorio urbanizzato. Siccome il principio per il quale si costruisce nel territorio urbanizzato, indipendentemente dalla formula perequativa, non esiste più, non esiste nel piano, e i piani hanno un dimensionamento. Allora dico, qual è il criterio che ci devo orientare nello spendere bene quel dimensionamento? Tenuto conto anche di tutta una serie di processi che ci abbiamo, no? Quindi abbiamo certo una situazione in cui abbiamo la popolazione in altissimo aumento e abbiamo bisogno di impiegare ampie aree del territorio libere per trovare posto alle persone. Ecco, allora, in un quadro come questo, ora ne vediamo una parte delle situazioni che emergono sul territorio. Il piano poi sarà approvato e ne verrà ancora di altre. Se qui in questa fase di osservazioni stabiliamo già dei criteri, per cui si dice i nuovi impegni di suolo, anche nel territorio urbanizzato, per delle finalità residenziali, per esempio, sono ammissibili o le rendiamo ammissibili a prezzo di un interesse pubblico molto specifico, molto preciso, che riusciamo a valutare immediatamente, allora forse ci aiuta questo, no? In generale, per considerarlo o nel prossimo piano operativo, se nel caso, se è anche di interesse, oppure per non considerarlo mai o per considerarlo subito la trasformazione di quest'area. Scusate, la cosa che dice Jacopo. Alberto, dopo, però Simone, ci aveva Alberto prenotato, Simone, scusa. Ah, scusa, chiedo scusa. No, delle opere di interesse pubblico ne abbiamo individuata iosa noi al momento dell'approvazione della strutturale, se si vuole ragionare di opere di interesse pubblico. Se si vuole ragionare di opportunità, questa è un'altra cosa, no? Però io da commissario, quindi non da geografo, da commissario dico è un lotto intercluso, tra virgolette, accessibile alla viabilità pubblica, dotato di urbanizzazione, il naturale prosieguo di un'edificazione coordinata, corretta e lineare, va a saturare, a completare l'unico lotto libero, che di fatto non pregiudica per chi passa da Aurelia l'occlusione di nessun cono visivo, quale miglior casistica dovrebbe essere data come opportunità edificatoria? Non ho capito io, eh?
cioè c'è una casa davanti, c'è tutto a filare dietro, non ho capito dove lo dovevi date eventualmente una capacità edificatoria, sei all'interno dell'area urbanizzata, quindi è un castello delle occupazioni mentali, quelle che hai detto te ora, che però si sgretola, no, sostanzialmente dice no, lì però non ravvediamo, se giochiamo sul fatto che non ha identificato puntualmente l'intervento, adottiamo questa linea e mi sta bene, però da score di interventi ce n'è quanti te ne pare, però vabbè, non, nel senso, lì nei paraggi ritengo anch'io che non ci sia qualcosa, dico, ma non è che si ragiona nei paraggi, no? Le perequazioni possono essere anche fatte su un intervento al Lido e il lavatoio di Canova a Sant'Andrea, faccio un esempio. Comunque, vabbè, mettiamola da parte, non è un problema assolutamente, non è una questione di principio, è solo per capire la linea che si dà alla Commissione. Posso dire una cosa che però è importante. Io credo, era quello che diceva anche Jacopo, io uso delle parole diverse. Noi abbiamo sostanzialmente tre categorie di osservazioni, va bene? Fatemela dire così. Una categoria dove l'interesse pubblico è ben individuato, ben studiato, coerente col piano strutturale, coerente con quell'elenco di opere pubbliche che Alberto diceva, con un calcolo perequativo fatto in modo adeguato, insomma. E queste osservazioni sono quelle, diciamo, no, che ci mettono in condizioni serenamente di esprimere un giudizio positivo quando c'è un equilibrio e una compatibilità, diciamo, dal punto di vista urbanistico, paesaggistico, eccetera. Poi abbiamo una categoria di osservazioni un pochino magari più deboli, dove però Alberto magari può capitare che, no, per la localizzazione dell'intervento ti sbalzi subito all'occhio l'interesse pubblico, no? Te dici, ma guarda, in quella zona, proprio lì, mi serve il parcheggio, mi serve un allargamento stradale. L'altro giorno abbiamo visto un'osservazione, no? Una delle ultime, Riccardo Era ci ha detto, lì serve un parcheggio, c'è una pizzeria, no? E allora ti viene subito, come dire, alla mente l'elemento dell'interesse pubblico. Poi abbiamo un terzo gruppo di categorie, dove, diciamo, c'è un'indicazione inesistente o debole sotto il profilo dell'interesse pubblico e dove la localizzazione di per sé dell'intervento non te lo propone l'interesse pubblico, no? E allora, come dice Alberto, come dire, devi fare un'operazione di carattere perequativo in altre zone del territorio in collegamento alle opere pubbliche. Qual è il rischio di questa categoria di osservazioni? Il rischio è la disparità di trattamento. No? Cioè il rischio è di dire a qualcuno sì e a qualcuno no sulla base di differenze difficilmente apprezzabili. Allora, io dico, sotto il profilo metodologico, continuate a fare come avete fatto fino ad ora, cioè mettetela da parte in modo che questo gruppo di osservazioni le rivediamo tutte in fondo. Dico anche, ma non lo dico come proposta, lo dico perché la Commissione sappia che c'è anche questa possibilità, che non è che noi siamo obbligati a utilizzare tutto il dimensionamento del piano strutturale, Cioè, se a un certo punto, per usare tutto il dimensionamento del piano strutturale, si fanno delle ingiustizie e non si usa tutto il dimensionamento del piano strutturale, se invece in quel gruppo di osservazioni, no, quello di cui stavo parlando ora, è rinvenibile una gerarchia per magari, come dici te Alberto, localizzazione dell'intervento, caratteristiche del territorio, allora lo spiegheremo, no? Diremo questa sì, perché questa, no, più di un'altra, diciamo, ha un impatto sotto il profilo urbanistico di un certo tipo, ci sono le opere di urbanizzazione intorno e argomenteremo, no? Quindi mi sembra corretto metterla da parte come si è fatto per osservazioni analoghe. E poi ecco, l'altra cosa che vi dicevo è, l'assessore non è contrario, anzi a un certo punto si dice, si fa delle ingiustizie su questo gruppo di osservazioni, no? Piuttosto, come dire, risparmiamo un po' di dimensionamento e se lo ritroverà chi, diciamo, farà la prima modifica al piano operativo che verrà fatta, insomma, perché non siamo obbligati ad applicarlo tutto il dimensionamento, Chiaramente noi nella proposta, diciamo, lo abbiamo applicato tutto, ma se poi si deve fare delle disparità di trattamento, nulla vieta di dire, una parte non,
non si applica. Questo è per dire che c'è anche questa possibilità, se la commissione fosse nella difficoltà, no, di scegliere, ok? Allora vado avanti, la mettiamo da parte, mi pare di capire. Allora, osservazione 211. L'osservazione riguarda una scheda norme esistente, quindi esistente nell'adozione, la TU 1.7, siamo in via della Gronda, dove sostanzialmente viene chiesto una correzione del dato della superficie territoriale minimo che ci segnalano non essere preciso. Vi ricordo che questo dato, quello della superficie territoriale, è comunque indicativo, ma in ogni caso ci segnalano appunto che non è preciso. Ci segnalano che sarebbe necessario, diciamo, per ragioni di articolazione spaziale, dimensionamento ed equilibrio, aumentare la superficie fondiaria da 1000 metri quadrati a 1500 e quindi conseguentemente aumentare la superficie edificabile da metri quadrati 270 a metri quadrati 405 e che venga anche aumentato il numero delle unità immobiliari da 4 a 6. L'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento e quindi si tratta di andare a vedere nella scheda in che termini c'è stato da parte dell'ufficio la proposta di parziale accoglimento. Vediamo. Allora, vedete, questa è l'adottato. Quello più sotto è la proposta, diciamo, a seguito del parziale accoglimento. Vedete, c'è un aumento diciamo leggero della parte grigia e quindi una piccola diminuzione della parte gialla, che è il parcheggio. Andiamo avanti. Sulla superficie fondiaria la proposta dell'ufficio è di andare a 1400 metri quadrati, riducendo conseguentemente di 400 metri quadrati il parcheggio, che comunque resta, vedete, superiore al 50% della superficie, perché è 1500, un pochino più giù. Andiamo giù ora, Antonella. Scusa, torna su, aspetta. Allora, la parte di superficie edificabile in realtà rimane uguale, quindi gli si dà un po' più di spazio sostanzialmente per costruire, ma l'edificabilità rimane uguale, così come rimane uguale il numero delle unità immobiliari. Andiamo un po' più giù. Vai, scorri pure, Antonella. Non mi pare di vedere altre modifiche, correggetemi se sbaglio. Quindi, in buona sostanza, secondo l'istruttoria compiuta dall'ufficio, non c'è una necessità di riequilibrio sotto il profilo dell'edificabilità in senso stretto, mentre si condivide il fatto che la superficie fondiaria che gli era stata attribuita per organizzare, diciamo così, la parte edificabile era un po' troppo piccola, perché se guardate l'osservazione una parte era appunto legata a questo aspetto, cioè il fatto che poi per sistemare, diciamo, la parte edificabile in modo adeguato, vedete, era molto stretto questo quadrato iniziale e quindi loro dicono 4 unità immobiliari lì, diciamo, ci si muove peggio. Dateci un pochino più di superficie fondiaria per organizzare l'intervento edificabile. Quindi l'edificabilità non è variata, è variata diciamo l'ambito in cui quelle quantità possono essere organizzate.
se non ci sono osservazioni, eh? Alberto. Sì, volevo solamente verificare un secondo che scorrendo ho visto, mi è sembrata una discrasia nelle misure perequative. Da una parte c'è scritto cessione e realizzazione di spazi pubblici, nella sintetica ho visto sembrava cessione e basta dell'area. Possiamo guardiamo, controlliamolo, grazie anzi. Sì, confermo. L'avevo notata anch'io. Allora, la parte, diciamo, che conta è quella dove c'è anche la realizzazione. Dopodiché, se da qualche, perché vedete, è proprio la parte sulle misure di mitigazione e compensazione urbanistica, e lì, come ha detto Alberto, c'è proprio scritto realizzazione. Quindi, se c'è un errore, diciamo, in un altro punto, va corretto. E la riga alla pagina dopo. Sotto. Andiamo avanti. Cessione. Cessione dell'area di sede a parcheggio e area di sotto via Aurelia. Scusa Antonella, puoi salire un attimo in modo che si vede, ecco, fermi lì. Ma non è una cosa in più? Sono due cose, perché lei si chiede anche una piccola striscia di parcheggio su via della Gronda, ok? Quindi quello su via della Gronda è realizzazione, no, qui c'è qualcosa che non torna in effetti. E allora probabilmente è un refuso, Fabrizio, controllalo, magari nel lavorare ti è rimasto cessione, va controllato, via. Questa me va la fate vedere sulla Google, per favore, volevo capire in che... No, ma mi sembra che proprio le prescrizioni siano tutte... Per esempio, la fascia verde dov'è? Scusate, non c'è mica una fascia verde, oh. Vabbè, questo però va bene perché eccetera. Quindi quindi è cessione o cessione realizzazione? Cavolo, sia cessione realizzazione. Allora, nell'adottato com'era? E convenzionamento all'uso pubblico avevamo messo realizzazione e convenzionamento all'uso pubblico, vedete? Sì. Però non su via della Gronda, su via della Gronda non c'entra nulla. Mi seguite? Sì, ti seguiamo. Ma io la volevo vedere su Google proprio per quello. Quale sarebbe? Qui io non riesco a capire. È il lotto quello lì alla rotonda dell'S lunga. Ah. Lì ragazzi i parcheggi mi servono, cioè, appunto. Dico. No, ma appunto, però qui non abbiamo realizzato. No, che... allora qui l'unico aspetto, però io non mi ricordo o qual era l'istruttoria dell'ufficio, è l'equilibrio economico, cioè nel senso che siccome Riccardo, ma lo dico non per fare una proposta, lo dico perché l'ufficio approfondisca che io non mi ricordo, siccome non abbiamo aumentato né la superficie residenziale né il numero di unità immobiliari, no? L'unica cosa che va valutata è se la realizzazione di 1500 metri quadrati di parcheggio è sostenibile nell'ambito di 4 unità immobiliari. Se consente anche a Capezzano per una villetta da 80 gli abbiamo chiesto 225 metri quadri di parcheggio. Stavo dicendo che mi tornerebbe di sì, che sia sostenibile, quindi corretto. Ma tra l'altro c'è scritto realizzazione, vedete, quindi non è che probabilmente quell'altro è un refuso, quindi facciamo sta verifica, ma insomma mi pare anche a me corretto che ci sia. Levo il convenzionamento all'uso pubblico e ci metto la cessione. No, la realizzazione, Fabrizio, c'è già il problema, c'è già. Il problema è che dopo c'è scritto cessione, non si capisce cos'è la cessione. Ma dove è scritto cessione? Quello che non vi riesco a capire, io non lo vedo scritto cessione. Qua lo vedi? Sì. Ma quello lì io però non c'è. No, appunto, perché qui c'è un equivoco, questo qui in effetti, perché qui, ora arrivo al punto allora, perché noi si era immaginato che da una parte si facesse il parcheggio da cedere al comune, ma comunque su via della Gronda una striscia di parcheggi ci andava fatta convenzionandola all'uso pubblico, perché
possono essere anche di ad uso delle abitazioni che vengono fatte, quindi sarebbero due strisce di parcheggi, però forse su via della Gronda è anche inutile. Ma poi non mi sembra indicato nella scheda, Fabrizio. C'è nella scheda, infatti questo va levato, quindi questo secondo me quindi lo leviamo. A questo punto però c'è da decidere, quindi secondo voi non è cessione ma è realizzazione, cessione. Sì, ma allora l'area rimane di proprietà dei signori? No, realizzazione. È un esercizio pubblico di noi. No, Scusate. Allora, la realizzazione del parcheggio è una cosa, no? E va bene. Dopodiché l'altra decisione è: lo vogliamo in proprietà o vogliamo il convenzionamento all'uso pubblico? Ci sono vantaggi e svantaggi, no, delle due soluzioni, nel senso che in proprietà. La proprietà comporta tutti gli oneri manutentivi. Il convenzionamento all'uso pubblico ha il vantaggio, diciamo così, che una parte che diciamo che la manutenzione nell'ambito della convenzione la puoi anche affidare per un certo periodo al privato, ma chiaramente non essendo in proprietà, no, e ci possono essere delle difficoltà nel corso del tempo. Quindi qui ci sono tutte le condizioni per averlo in proprietà, anche secondo me, nel senso che... quindi realizzazione e cessione, va bene? Esatto. Per me sì. Anche per l'importanza del parcheggio, no? Quindi. E poi anche per la localizzazione. Esatto, per la grandezza e la localizzazione del parcheggio. Vicino al mare, vicino all'ospedale, insomma. Sarà un problema con la viabilità, visto che è lì vicino alla rotonda, però questo sarà un altro aspetto. Questo poi in serie progettuale uno lo affronta, perché... lo sapete che la dislocazione poi precisa tra parte privata e opera pubblica si fa nel progetto, quella indicativa, no? Per cui, che ne so, Alberto, uno può anche prevedere, se sull'Aurelia non ti danno il permesso di accedere, puoi prevedere anche un accesso da via della Gronda, no? Cioè, vediamo, questo è un problema progettuale. Ok, allora, osservazione 216. Allora, ci segnala il cittadino che l'area interessata dalla previsione è la residenza ad uso giardino di un fabbricato di civile abitazione e praticamente noi in parte l'avremmo fatta ricadere in zona B2 e in parte in una scheda norma. Quindi il cittadino chiede che l'intera proprietà sia inserita in zona B2. Ovviamente questa è accolta. Il motivo per cui è qui, mi corregge l'ufficio se sbaglio, è che siccome interferisce con la scheda TR 3.2, implica una modifica anche della scheda TR 3.2, perché se non vi fosse stata questa circostanza di fatto, questo tipo di osservazione andava nel gruppo finale che vedremo, diciamo, sulla correzione quasi degli errori materiali. Quindi è chiaro che non li possiamo tagliare il giardino della casa, mettere il giardino in un posto e la casa in un altro, insomma, questo va da sé. Quindi io, se siete d'accordo, non avrei ulteriori cose. Dopo poi andrà vista l'osservazione dei richiedenti, perché chiede tutta della scheda norma, che chiede tutta una serie di altre cose che vediamo dopo. Ok, poi osservazione 222. Si fa presente che nell'area oggetto di osservazione ci sono dei passi carrabili e dei servizi allacciati. Si fa presente altresì che non è stata indicata una particella. Scusate, mi sono perso nello scorrimento. Eccomi. E niente, parzialmente accolta. In particolare sulla prima richiesta, perché sulla seconda richiesta, cioè quella della particella, se capisco bene, insomma, all'ufficio questa osservazione sulla particella 2874 non li torna. Quindi andiamo a vedere.
scusa, puoi tornare su Antonella? Nell'adottato dico. Ecco, vedete? Scendiamo. Scendiamo giù. È stato, vedi Riccardo, leggermente diminuito il parcheggio. C'era la previsione di un parcheggio pubblico. È stato, vedi, tolta la parte, diciamo, terminale a destra, in considerazione del fatto che che c'è un passo carrabile, che ci risulta anche a noi che ci sia un passo carrabile. Io capisco questo dalla sintesi dell'osservazione, corretto? Ecco, sì, la manovra. Vedere anche su Google preciso, almeno qui si vede bene. Sì, sì, certo. Così io lo vedo, ho poca dimestichezza, dico la verità. Sì, sì, verifichiamolo. Eccolo lì, guardate come si vede bene. Ok. Allora, osservazione 226. Allora, nell'area TU1.5 si chiede la modifica della perimetrazione inserendovi un'area che rappresenta il parcheggio dell'edificio adiacente. E poi si chiede una correzione minima dei parametri, cioè la superficie territoriale ci viene detto è 2950 metri quadrati invece che 3050 e la superficie fondiaria è 1400 invece che 1500, che ovviamente corrispondono a quei 100 metri quadrati in meno di superficie territoriale che ci dice l'osservante. E niente, l'osservazione è stata accolta, i parametri insomma li abbiamo corretti e abbiamo inserito in più quest'area che rappresenta il parcheggio. Sì, scusa Antonella, non no, so se... Non è inserita, dovrebbe essere tolta l'area parcheggio. Ah, allora l'ho letta male. L'eliminazione chiede la modifica della perimetrazione. Chiedo scusa. Sì, sì, Emanuele, hai ragione, chiedo scusa. L'ho letta male io. Sì, chiede l'eliminazione del mappale 1070 perché ci dice rappresenta il parcheggio di un edificio adiacente che non c'entra nulla con la scheda. Scusate, l'ho letta male io, ho preso fischi per fiasco. Scusate una cosa, già che siamo sulla scheda, si può vedere per favore il dimensionamento, la funzione soprattutto? Ecco, la funzione. Commerciale, 400 metri quadrati, vedete è esclusa la media struttura commerciale alimentare e vedete la destinazione d'uso è commerciale al dettaglio o in alternativa direzionale e di servizio. Questa è la previsione. La parte perequativa, se la volete rivedere, ci andiamo, scorri un po' Antonella. Realizzazione e cessione del parcheggio e area di sosta su via del Prete angolo via Carducci, molto importante perché lì c'è la scuola, e il convenzionamento all'uso pubblico dei parcheggi pertinenziali alle attività commerciali, cioè noi li diciamo, come abbiamo fatto al secco nell'intervento diciamo ex Vini e Denna per capirsi, anche i vostri parcheggi commerciali, cioè quelli che si devono ricavare per sé nell'ambito della legge, insomma, vogliamo che siano convenzionati all'uso pubblico. E poi vedete realizzazione e cessione di un percorso ciclopedonale lungo la via Aurelia e la via Carducci corredato da filari del Verature, cioè qui c'è tutto un percorso che si vede bene anche con altre schede norma e volto a implementare diciamo la modalità di servizio alla scuola sotto il profilo della mobilità, cioè favorire la mobilità pedonale e ciclabile verso la scuola. La scheda era già esistente, l'abbiamo leggermente corretta e basta. Poi osservazione 227 riguarda la scheda T1
TU, scusate, 1.6, siamo in via Gasparini, via Pitagora, Lido di Camaiore. Qui viene chiesto da questa perimetrazione di eliminare un tratto di strada ortogonale a via Gasparini già realizzato e destinato a strada comunale. Cioè ci viene fatto presente che insomma un tratto di strada esiste già. Poi eliminazione del mappale 627 perché è un giardino privato estraneo, diciamo, al sistema delle proprietà che è inserito nella scheda. E poi si dice, guardate, la superficie territoriale, per essere precisi, non è 4.380 ma è 4.300 e quindi anche la superficie per le trasformazioni va diminuita di 80 metri quadrati. Quindi è molto simile a quella precedente in un altro ambito. Ora, l'unica cosa è che c'è un istruttore di parziale accoglimento, non mi ricordo, lo chiedo alla Manola, qual è la parte che non abbiamo accolto. Non lo ricordo neanche io, bisogna vedere nella scheda che cosa... puoi scorrere, Antonella? Allora, questa è l'attuale. Forse non abbiamo accolto la parte relativa alla strada, può darsi. Dovrebbe essere, però ora non riesco a vedere. Però il mappale 627 vedo che l'abbiamo scorporato. Il mappale 627... Sì, la striscina accanto al 626. La striscina in AIN, quella lì. Dovremmo aver tolto quella lì, come richiesto da... Quindi sarebbe accolta, cioè... No, parzialmente, perché lui richiede anche i parametri modificati. Li abbiamo modificati, Antonella? Penso di sì, no. Perché ce li chiede. No. Ecco, vedi, ecco perché è parzialmente accolta. Abbiamo fatto la modifica cartografica, ma non dei parametri. Ma però allora c'è un problema nella sintesi, perché nella sintesi lui non ci chiede un aumento, stando alla sintesi, dico, dell'osservazione, lui non ci chiedeva di modificare i parametri, ci chiedeva soltanto di togliere 80 metri quadrati, tra l'altro dalla fondiaria e quindi poi anche dalla superficie territoriale totale, perché ci dice la superficie territoriale è, diciamo, non è 4.380... Capito. Lui vuole 80 metri quadrati in più di trasformazione. Sì, capito. È quella non la parte non accolta, ho capito. Infatti, che è rimasta invariata. Mi spiego meglio, perché mi sono spiegato male. Lui, al contrario dell'osservazione precedente, dice la superficie territoriale è 80 metri quadrati in più. Datemi quegli 80 metri quadrati in più nella superficie fondiaria. Questa parte non è accolta per la semplice ragione che la superficie territoriale ha un valore indicativo, no? Cioè non sono ora gli 80 metri quadrati in più che creano problemi alla scheda. Lo abbiamo scritto, c'è una norma che dice che poi la misura effettiva è quella che ci dà la dimensione della superficie territoriale. Però diciamo non c'erano motivi per aumentare la superficie fondiaria, cioè indipendentemente da quant'è la superficie territoriale, è corretto che la superficie fondiaria sia, insomma, anche con un numero tondo, diciamolo così, 2100 metri quadrati. Ecco. Quindi questo è il motivo. Chiedo scusa perché l'ho spiegata male io. Ora, siccome è già due volte che la spiego male, bisogna che migliori, diciamo, l'esposizione. Possiamo vedere quali sono le misure perequative? Infatti, sì. Lo chiedo anch'io. Realizzazione e cessione del parcheggio e area di sosta tra via Gasparini e via Pitagora, prospiciente il parco Pitagora. Fra l'altro, guardate, questa è un'opera pubblica che serve molto perché soprattutto l'estate in quella zona c'è un problema di parcheggi legato anche alla fruizione del parco pubblico. Realizzazione e cessione del collegamento tra via del Prete e via Gasparini, che è molto utile. E realizzazione e cessione del completamento di via Pellico fino all'incrocio con via del Prete.
realizzazione e convenzionamento all'uso pubblico di parcheggi a pettine lungo via Gasperini e via Pellico. Se volete si può rivedere anche diciamo il disegno. Volevo vedere qual è il convenzionamento in luogo della cessione, quali sono parcheggi. Ma lì invece il convenzionamento è corretto perché sono parcheggi a pettine, Alberto, cioè la parte principale, facciamola vedere la scheda. Vedete? Diciamo la parte più importante è quella ovviamente della parte gialla, vedete? Del parcheggio. Ma diciamo... quali sono? Per me ragazzi la parte più equativa è piccola, qui troppo. Quanti metri quadri sono? Ah, scusate, la destinazione d'uso possiamo andarla a vedere? 8 abitazioni. 8 abitazioni. Troppo poco. Però ora qui c'è un problema procedurale, nel senso che questo tipo di osservazione andava fatta in serie d'adozione, lo dico perché adesso modificare, questa è una scheda norma esistente, no? E quindi noi ci si pronuncia sull'osservazione, non è che si può cambiare le previsioni ora. Poi guardiamolo, se è troppo poco, perché guardate che, scusate, scorriamo. No, più che altro perché prima per 4 gli si è detto 1500 metri quadri, per 8 2000. Che previsione è, scusate, Tonella, la T? La TU 1.6. Però guardate che di opere pubbliche ne realizzano tante qui, Cioè, realizzano 3 parcheggi, diciamo, un inserimento ambientale, perché poi conta anche cosa fai, Possiamo rivederla la parte... Simone, ma qui devi leggere bene l'asterisco, perché qui c'è un contenzioso che saniamo, Leggi bene l'asterisco nella misure compensative. Ah, aspetta, torna su, ho capito cosa vuoi dire. Sì, ecco, allora. Ma in sede d'adozione, se ve lo ricordate, l'avevamo spiegato, ora io ce n'ho tante. Allora, noi qui abbiamo il problema che ai tempi dell'amministrazione Bertola fu fatta un'operazione sul nuovo polo scolastico che prevedeva che in cambio del polo scolastico l'azienda che rifaceva l'opera realizzasse tutta una serie di, diciamo così, di opere a suo vantaggio, di interventi a suo vantaggio. Che cos'è successo? Che qui c'è stata la cessione gratuita al comune di aree per a questo scopo e poi la misura compensativa non si è realizzata. Quindi noi per evitare diciamo anche diciamo che nasca un contenzioso inedito, perché che cosa succede in un contratto d'appalto che prevede a fronte di opere pubbliche la realizzazione di interventi di compensazione urbanistica quando poi non si diciamo realizzano? È una questione molto complicata, però il rischio sostanzialmente è quello dell'arricchimento senza giusta causa, no? Cioè che qualcuno possa dire al comune te ti sei arricchito senza pagare il valore dell'opera. È una questione molto complessa. Noi per evitare diciamo che nasca un contenzioso abbiamo, come dire, vedete, messo dentro la scheda norma il fatto che appunto c'è anche, diciamo, no, si prende anche atto della cessione già avvenuta al comune di questi 5.000 metri quadrati, e quindi la parte perequativa, ecco, ora mi rivengono in mente le cose, è più ridimensionata per questa ragione, questo è il motivo. Ora, scusate, ma... Sono gli stessi proprietari? Sì, esatto, cioè sono i soggetti che hanno messo a disposizione 5.000 metri quadrati senza corrispettivo. Poi Roberto l'ha vissuta da dirigente questa storia, ma la sostanza è questa, no Roberto? Giusto? Non si capisce Roberto.
No, è perché l'avevo spento. Sì, ah. È come ha detto l'assessore. Cioè, noi si fece questa convenzione, loro hanno fatto la cessione dell'area, noi ci abbiamo realizzato sopra l'ampliamento della scuola e poi il comparto che a suo tempo era stato impostato e già a un buon punto si è arenato e quindi siamo ripartiti a capo. Sostanzialmente è come ha detto l'assessore. Quindi nel valutare le misure compensative dovete tener conto anche di questi 5.000 metri quadrati. Ecco, questa è la sostanza. Direi che questo aspetto, diciamo, toglie, no, i dubbi. Allora, andiamo avanti. No, quindi scusa un attimo, c'è una telefonata. Quindi voglio dire, quando questi signori cedettero queste aree, in cambio non hanno avuto niente. Esatto. E quindi questa scheda compensa anche quello, quindi mette fine a questo contenzioso. Esattamente, Riccardo, è così. Questo è il punto. Ci mette al riparo da futuri contenziosi, perché a questo punto è chiaro che quei 5.000 metri quadrati di cui siamo già proprietari stanno dentro questa scheda norma ed esauriscono dentro questa scheda norma ogni forma di corrispettivo. Quindi loro potranno fare l'intervento con le altre opere che abbiamo elencato e sulle 5.000 la vicenda è conclusa. Perché prima erano compresi in un comparto che non ha avuto sbocco, cioè è stato presentato ma poi non ha avuto la fine. Era già previsto in quel comparto il recupero di quella superficie lì. Quindi noi potremmo anche non mettere nulla, però come dice l'assessore si va in un contenzioso in arricchimento, come dice, della pubblica amministrazione. Sì, sì, intendiamoci, sarebbe un contenzioso molto complesso, perché da un lato c'è l'arricchimento del comune, dall'altro lato non è colpa del comune se il comparto non è partito. Però siccome è una vicenda molto complicata e inedita, diciamo, qualsiasi buon amministratore no, coglie l'occasione di un piano di questo tipo per, no, evitare che il comune si ritrovi esposto, insomma, a dei rischi che sarebbero, insomma, significativi da sotto il profilo economico. Quindi è una scelta di buon senso, ecco. Alberto? No, no, era relativa a prima la mia richiesta di intervento. Va bene, sono d'accordo. Allora, scusa, io volevo dire una cosa. Il tratto di percorso pedonale praticamente unisce di fatto la scuola al Parco Pitagora. Esatto. Ok, no, perché nella scheda chiaramente il disegno si vede il giusto, ma insomma era per capire la funzione che doveva avere. Allora, le ultime due schede che abbiamo visto, questa e quella prima, sono, come dire, sono fra quelle schede dove, no, appunto, l'interesse pubblico si vede bene. Ora, al di là di questo aspetto specifico che riguarda questa scheda, perché comunque è il tentativo no, di aumentare la disponibilità di parcheggi e la possibilità di accesso alla scuola in quella zona del nostro territorio, a vantaggio anche appunto di una mobilità che non sia soltanto carrabile. Quindi compongono insieme queste due schede un buon disegno urbanistico delle opere che lì sono, di opere che lì sono utili. Che è un ottimo. Sì, va bene, cioè, è che... sì. Allora, da sentire. Vado avanti. Osservazione. C'è 233. Si chiede la possibilità di realizzare una villetta. Come perequazione urbanistica si propone la realizzazione di un parcheggio o di un'opera pubblica scelta dall'amministrazione comunale nell'elenco all'avviso di manifestazione per circa 60.000 euro. Allora, questa proposta in parte ricade in territorio rurale, in parte in territorio urbanizzato. Per la parte relativa al territorio rurale, chiaramente c'è un conflitto
con il piano strutturale e con la legge regionale 65/2014, e quindi in quella parte non è ammissibile. Per la parte ricadente nel territorio urbanizzato, non si vede un particolare interesse, una particolare rilevanza sotto il profilo degli interessi pubblici. Vediamo ora quindi anche perché ci sarebbe un parcheggio dentro il suo giardino, cioè non c'è nessuna possibilità di collegamento, in seconda fila, vedete il lotto catastale, quindi il parcheggio sarebbe posizionato dove? No? In casa sua, ecco, diciamo, quindi non... Sì, allora qui la commissione... Però questa è uguale a quell'altra. Esatto, la commissione, se queste qui Fabrizio le vuol mettere da parte, di vedere tutte in fondo... Però scusate, secondo me non è uguale a quell'altra, perché... sì, perché lui il parcheggio può fare qualcosa da qualche altra parte. Ah, in questi termini qui? Sì, Fabrizio. Cioè la commissione vuole, ma io non ho nulla al contrario. No, ma visto che ci siamo dati quella linea lì, la commissione vuole queste osservazioni che ricadono, diciamo, almeno in parte nel territorio urbanizzato. No, vabbè, diciamo, la precisazione può essere che rispetto a quella lì, dove il parcheggio lo può fare anche, diciamo, lì, perché c'è un fronte strada, per capirci, mi seguite? E peraltro, per esempio, nel caso del Lido ci può anche avere un completamento della viabilità. In questo caso è chiaro che la misura compensativa o lo fa da un'altra parte o non la può fare, ok? Sì, scusate, ma il lotto dove edificare la nuova il nuovo edificio ricadrebbe nel territorio rurale. Ecco, questo è l'altro aspetto, infatti, sul quale io avrei chiesto un chiarimento, nel senso che la parte bianca non è edificabile. La mia domanda, infatti, è: ma nella parte invece del territorio urbanizzato l'edificabilità è possibile? Perché una è una striscia. C'è già un edificio. Quell'edificio lì non c'è sul posto. Si può vedere su Google, per favore, se c'è? Esatto, andiamo a vedere. Come può non esserci, Roberto? Non c'è, sarà già verificata, ragione Roberto. E come mai questo aspetto? Quindi è un errore della cartografia toscana, Fabrizio? No, probabilmente non è un edificio, era una serra, una baracca che poi è stata demolita, capito? Okay. E quindi niente, si tratta, dai, di metterla fra quelle, diciamo, che ricade nel territorio urbanizzato e che la commissione vuole rivedere in fondo per stabilire, diciamo, una corretta gerarchia, se è possibile, se posso sintetizzare. Va bene? Allora, osservazione 238. I terreni oggetto dell'osservazione del PO ricadono in zona parco urbano e riqualificazione degli insediamenti, parco urbano area centrale della Versilia, come giardino privato. Ci fanno presente che hanno acquisito la proprietà sulla base di una causa per usucapione fatta contro il comune. Quindi chiedono di eliminare la destinazione di parco urbano. Ora, l'istruttore è di non accoglimento perché, diciamo, si ritiene che la perimetrazione del parco sia corretta alla luce delle caratteristiche morfotipologiche. A questo punto io direi, Fabrizio, siccome l'ultima commissione abbiamo anche verificato, se ho capito bene, che il perimetro del parco è definito dal piano strutturale, di aggiungerci anche questo aspetto, come si è già fatto per quell'altra osservazione, no? Giusto? Cioè abbiamo visto l'altra volta che oltretutto controllo, che anche lì ci si aspetta un attimo, controllo. Simone. Il parco è solito. No, ma è in un punto diverso, io voglio controllare la carta per essere sicuro. Ah, ok. Simone? Sì? Quindi, in buona sostanza, il privato avrebbe vinto una causa perché ha recintato e per oltre 20 anni, tacitamente, continuatamente e indisturbatamente, ha usufruito di quello, ha vinto la causa. Lui ti chiederebbe: levamolo dalla perimetrazione del parco. Quindi sostanzialmente la nota di folklore è: ha vinto la causa,
però comunque è comunque un'area sottoposta a esproprio. Esattamente. Ma guarda, ti dico anche di più. Non è che se uno vince una causa di usucapione e diventa proprietario, allora in quell'area lì ci puoi fare la resede della casa. Perché No. Io siccome lui la definisce giardino privato, e allora te sei diventato proprietario di una causa, di un'area, perché l'hai occupata continuativamente, era del comune, l'hai occupata per 20 anni continuativamente. Lasciamo perdere come. Ora, io per un caso lo so come, perché chiaramente quando arrivano le cause in comune passano dalla giunta, quindi questa vicenda me la ricordo, ma lasciamo perdere, no? Non è questo il punto. Però il principio è, non è che se diventi proprietario di un'area poi ne puoi disporre come vuoi, no? Se quell'area era un parco resta, ok? Questo è il principio, no? Comunque confermo che nel PS è parco urbano. E allora aggiungiamoci anche questo elemento, che è oltretutto, diciamo, insomma, ancora, no, più oggettivo dell'aspetto morfotipologico, no? È una previsione del PS. Allora, andiamo avanti. Osservazione 240. Le aree oggetto di osservazione sono state classificate in zona agricola. Chiedono una diversa disciplina che permette il recupero e la valorizzazione della zona, e chiedono quindi un'area di riqualificazione o di valorizzazione urbana, sostanzialmente una scheda norma. L'istruttore di non accoglimento perché si impegna suolo esterno al perimetro del territorio urbanizzato, e questo è in contrasto con il piano strutturale e con la legge regionale. Quindi qui c'è poco da ragionare, c'è un contrasto con la legge. Vado avanti. Osservazione 242. Allora, viene fatta una proposta che è la cessione di un'area da destinare a parcheggio pubblico a Montebello, che è indicato, dice l'osservante, nel PO. E in cambio di questa cessione del terreno si chiede di poter realizzare nella parte rimanente dell'area un edificio monofamiliare. Non accolta perché la proposta è di edificatoria e ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, contrasta con il piano strutturale e con la legge regionale. Quindi anche qui siamo nel territorio rurale, la richiesta non è ammissibile. Fra l'altro c'era già un parcheggio lì, no? È già usato a parcheggio. Sì, lo dice anche il cittadino, probabilmente non è, ora io se mi ricordo bene va sistemato, immagino io, insomma. Insomma, al di là di ogni altra considerazione, siamo nel territorio rurale. Dicevi, Riccardo, scusa? No, dov'è quella zona lì? Montebello dove? Non riesco a capire dove. Davanti al falegname, dove ci sta Raffelli, il Fabio. Ah, ho capito. Che c'è già il parcheggio in definitiva lì. Sì, lo so. Sì, loro proponevano, no, di sistemarlo e di edificare in quell'area, però siamo nel territorio rurale. Poi, osservazione 250. Siamo in via Brasile, si fa riferimento alla scheda TU1.9, via Argentina, via Brasile. Ci sono alcune indicazioni, diciamo, sulla correttezza dei mappali e sulla correttezza della superficie territoriale. Poi ci sono alcune richieste. Si chiede che, quindi, la modifica della superficie territoriale
sulla base delle misure, diciamo, che loro hanno sottoposto all'attenzione dell'amministrazione, che quindi sarebbe, diciamo, indicata male la superficie territoriale, e un aumento della superficie fondiaria di 600 metri quadrati e che la superficie da cedere sia, diciamo, leggermente aumentata, se leggo bene la sintesi, cioè da metri quadrati 150 a metri quadrati 1430, che in conseguenza della modifica della superficie fondiaria sia anche modificata la superficie edificabile, portandola da 400 metri quadrati a 520 metri quadrati, che il numero delle unità immobiliari massime ammissibili sia aumentato di una unità immobiliare da 5 a 6, che venga valutata la possibilità, in luogo di quanto adottato, di realizzare un'area a parcheggio di circa 700 metri quadrati, mantenendo l'area da cedere per una superficie di 730 metri quadrati, che può anche consentire l'allargamento di Via Brasile. Niente, poi c'è un riepilogo dei dati della nuova scheda norma, secondo l'osservante, e niente, l'istruttoria è di parziale accoglimento. Guardiamola. Allora, la superficie territoriale è stata corretta. La superficie fondiaria, cioè l'ambito in cui le trasformazioni sono possibili, è stata conseguentemente corretta, quindi da 800, vedete, gli 850 metri quadrati sono stati messi nella superficie fondiaria, mentre sono rimasti inalterati, andiamo avanti, i parametri, diciamo, di superficie edificabile residenziale, che restano, vedete, 400 metri quadrati, però è stato valutato sotto il profilo dell'equilibrio che potesse essere, diciamo, utile aggiungere la possibilità di un'unità immobiliare in più. Quindi il livello di edificabilità non cambia, resta 400, ma con una unità immobiliare in più. Andiamo avanti. E niente, la parte perequativa è rimasta uguale. Sì, ma guardiamola, perché qui c'è delle modifiche sostanziali, per chi ha fatto l'osservazione. Guardiamo una. La parte perequativa. Una, c'è un'unità immobiliare in più. Non è poco. No, l'ufficio ha valutato, siccome c'era una richiesta di riequilibrio, che il riequilibrio potesse, diciamo, essere adeguato in questo modo. La fate vedere la parte perequativa. No, per l'amor di Dio. La parte perequativa è, andiamo sotto, che c'è lì la parte perequativa. Adeguamento, equipaggiamento e riqualificazione funzionale e paesaggistica di parte della via Fratelli Rosselli mediante la realizzazione di percorso ciclopedonale corredato di infrastrutture e aree di mitigazione del traffico e alberature o filaria verde di ambientazione. Andiamo a vederla la scheda, il disegno, magari guardiamolo sul piano. Eccolo lì. Quindi gli si chiede la realizzazione, vedete, di un tratto di pista ciclabile lungo la via Brasile. No, lungo la via... E Alberto, che ne pensi? Dico io, Simone. Io non mi trovo tanto... Guardate che realizzare una pista ciclabile un costo ce l'ha, non è che... No, aspetta, ma Simone, e sono d'accordo, no? Perché tu, quando metti mestola, cemento e martello, ha tutto un costo. Però dico, un tratto così sarà... 250 metri? No, c'è nella scheda quant'è. Andiamo a vedere quant'è. Andiamo a vedere. È 1150 metri quadrati. Pista ciclabile, asfalto e vernice? No, la pista ciclabile è... la pista ciclabile è... La realizzazione ovviamente del selciato, no? Che poi può essere fatta con varie tecniche, lì chiaramente ci vorrà un progetto di opera pubblica.
la realizzazione di un cordolo di separazione fra la pista ciclabile e la strada, la realizzazione della pubblica illuminazione. Ora io non mi ricordo se in quel punto c'è già, se va riorganizzata, cioè insomma è un'opera di urbanizzazione una pista ciclabile. Guardate, l'ufficio nel fare queste valutazioni fino al parcheggio di servizio al campo del magazzino, quindi non solo nel tratto che è interno, c'è proprio tutto il pezzo di sulla proprietà comunale. E questa è l'ulteriore prescrizione che era scritta, che non abbiamo letto. Allora va letta, però leggiamola, perché io ora appunto. Sono due le misure: una è il parcheggio, l'adeguamento della viabilità e la pista ciclabile su via Brasile, e è una misura di compensazione. Poi c'è una misura perequativa, vedete, dopo, cioè dopo lo fanno l'adeguamento e l'equipaggiamento della qualificazione funzionale di via Fratelli Rosselli, da via Cavalieri fino al magazzino, quindi fanno un pezzo anche di pista ciclabile su una, sul sedime della viabilità del comune, capito? Sono due le misure. Sì, avevamo letto una parte. È chiaro, Alberto, che diciamo così, la prima parte è un pochino più impegnativa, perché si tratta proprio di allargarla, no, alla via del Brasile. La parte su via Fratelli Rosselli è un po' più facile, perché la via Fratelli Rosselli è già molto larga, quindi è ricavabile la pista ciclabile nell'ambito della carreggiata, però insomma è chiaro che il costo c'è. Ma qui non si parla però di pista ciclabile, di percorso ciclopedonale, che è un'altra cosa. Ah, vabbè, guarda Riccardo, lo possiamo precisare, siccome la via Fratelli Rosselli è, diciamo così, il corso ciclopedonale è disegnato, come dice Alberto, un terreno due strisce. No, allora, percorso ciclopedonale vuol dire anche pista ciclabile, va bene? Non è che il percorso ciclopedonale non può anche dire, ma può anche dire percorso ciclopedonale di segnale. Mettiamoci tra parentesi pista ciclabile, così non ci sono problemi, nel senso che pista ciclabile ci viene come larghezze, quindi ci si può mettere tra parentesi pista ciclabile senza problemi. Cioè, questa qui io la rivedrei, però questa qui, devo essere sincero. Non mi convince. Ma cos'è che non ti convince? Scusa Riccardo, perché l'abbiamo scelta per l'adozione. No, la misura perequativa non mi convince. Ma questa l'abbiamo già votata in sede di adozione, non è che... Io non l'ho votata. No, ho capito, ma non è che ci si può ritornare sopra ora in serie di osservazioni. No. Per amor di Dio, aggiungerci pista ciclabile... Ma una visto che ora ci hai aggiunto un'unità immobiliare in più, Simone... Ecco, non mi quadra, va bene? Ma scusa, l'unità immobiliare in più è stata aggiunta sulla base del fatto che il cittadino ha fatto un'osservazione, che ti puoi vedere, anzi dovresti avercela, dove ha motivato ragione per cui secondo lui c'era un disequilibrio. Allora, l'ufficio ha aggiunto qualcosa. Ho capito tutto quello che ha detto l'ufficio, ma a me non mi convince, posso dirlo. No? Io ti rispetto, però non, come ti posso dire, non so che altro c'è da approfondire, capito? L'unica cosa che, come dire... rivedere la parte perequativa, ecco, modificare quella. La parte perequativa non può essere rivista, nel senso che se non ti convinceva, allora andava, diciamo, sollevato il problema. Ma in serie d'adozione. Scusa, fammi finire. Se invece non ti convince l'unità immobiliare in più, che per amor di Dio è legittimo, e vorrà dire che ce la segniamo, no? Questa è una di quelle osservazioni dove te esprimerai magari un voto diverso, capito? Però mentre sull'unità immobiliare in più si può discutere, perché è oggetto, diciamo, dell'osservazione, la misura perequativa no, è quella lì. Se dici lo precisiamo pista ciclabile, quello va bene, perché è già previsto il percorso ciclopedonale, quindi mettiamoci tra parentesi pista ciclabile. Il percorso ciclopedonale è anche quello che hai fatto di là in via del Pezzino, che fa ridere, hai capito? Cioè, percorso ciclopedonale è tutto quello che è di là, che c'è due strisciate intere, non dice niente, Simone. Riccardo, ti sto dicendo con correttezza che siccome nella dizione percorso ciclopedonale ci sta sia la segnaletica nelle strade che non hanno una larghezza sufficiente a ospitare le piste ciclabili per fare dei percorsi promiscui, sia la pista ciclabile, cioè l'espressione percorso ciclopedonale è di genere, no? E ricomprende tutte queste fattispecie,
per me metterci tra parentesi pista ciclabile va bene, perché non è una modifica dell'osservazione, è semplicemente una precisazione, no, della forma in cui noi vogliamo il percorso ciclopedonale. Quindi fino lì non ci sono problemi. Di più, sulla parte perequativa non è questa la sede per poterne discutere. Mentre sei libero, no, di ritenere, come dire, che l'unità in più vada data o non vada data. Questo ci mancherebbe, capito? Questo ti volevo dire, non è che ti volevo dire altro. Io sono d'accordo che precisiamo pista ciclabile, perché tra l'altro noi, Riccardo, lo dico con onestà, l'abbiamo dato per scontato, perché la via Fratelli Rosselli, siccome è molto larga, consente fortunatamente di poterci fare una pista ciclabile. Quindi mettiamocelo tranquillamente tra parentesi pista ciclabile. Io sono d'accordo su questo, non vedo problemi. Non so se la Manola vede problemi, io Manola non ne vedo. No, anche per me. Volevo specificare che c'è stato sì l'aumento dell'unità immobiliare, ma a parità di superficie edificabile. Sì. Alberto? Sì, volevo rasserenare, perché in realtà mi sono dimenticato che volevo dire, perché siete intervenuti, mi avevo prenotato, però sulla questione dei 400, Riccardo, è rimasta invariata 400 metri quadri, quindi il privato può decidere di fare 1 da 400, 5 da 80 come era previsto, in realtà preferisce farne 6 da 65, capito? Ma sempre quello è questione di frazionamento di unità immobiliari, però come dice correttamente la Manola, quindi non c'è in realtà un aumento, c'è della fattibilità nell'opportunità di poterlo fare, ma non ha un vantaggio vero e proprio in termini di superficie. Va bene, Riccardo, se te ritieni che questa sia fra quelle, no, da rivedere. No, perché... andiamo pure avanti, non ho capito le spiegazioni. Cioè, secondo, le condivido, capisco che i 400 metri quadri siano quelli, però un conto è farle su 4-5 abitazioni, un conto è farle su 6. Per me si incrementa di valore, quindi cambia il valore, però va bene, ho capito tutto. Allora, osservazione 252, giusto? Allora, 251. Allora, siamo in via Argentina, via Brasile. L'area di intervento è sempre la solita, e quindi ho l'impressione che sia la solita osservazione, o dico qualcosa di sbagliato? Il contenuto è un pochino diverso, un pochino diverso. Però l'esito sarà quello che abbiamo già visto, immagino. Sì, sì, perché in pratica abbiamo modificato quello che avete visto. L'esito è unico. Qui di diverso... Infatti ci sono riportate in fondo tutte e due le osservazioni. Qui di diverso ci sono alcune richieste di partenza, le sto guardando, mi sembrano forse in forma diversa, ma mi sembrano uguali, perché... da 5 a 6, da 400 a 520 lo chiedeva anche quell'altro osservante, di aumentare la superficie fondiaria, mi sembra sostanzialmente è la solita, riscontra un errore che è stato corretto nell'indicazione dell'area. Ok, osservazione 252. Scusate un attimo, perché qui dice 3150 metri quadri 4030? E sopra da 3150 a 4730? E si vede che l'hanno misurata diversamente, non lo so, oppure... Però è quella, Riccardo, è la superficie territoriale, cioè il neutro. No, non capivo se... Noi abbiamo verificato, scusa, possiamo rivedere la superficie territoriale che abbiamo messo?
4.000 abbiamo messo. Guarda che li accogliamo a questo qui, e cosa non li accogliamo? È uguale, è la stessa di prima, la stessa osservazione di prima, quindi viene accolta negli stessi termini. Tra l'altro, riguardando la stessa previsione, si saranno anche messi d'accordo, cioè avranno fatto la stessa proposta. Ora io la riguardavo, gli elementi essenziali sono uguali. È che ci sono più proprietari, Riccardo, tutto qui, capito? Ciascuno ha diritto di fare la sua osservazione, quindi qui l'hanno fatta più di uno. Tra l'altro, vedete, il tecnico è il medesimo, no? Quindi semplicemente ci sono più proprietari. Poi, osservazione 252. Scusate un attimo. Allora, osservazione 252. Il terreno ha una superficie catastale di metri quadrati 837, siamo via Aurelia, via di Amicis al Lido di Camaiore, è raggiungibile dalla viabilità esistente, nell'intorno urbanistico ci sono aree a parcheggio, sostanzialmente si chiede l'edificabilità con una serie di parametri, con la disponibilità a cedere in compensazione al comune 337 metri quadrati a fronte di una unità immobiliare, per aumentare la dotazione di parcheggi nell'intorno di quella zona. Quindi il cittadino propone la cessione di un'area precisa per aumentare la dotazione di parcheggi. E niente, non c'è l'accoglimento dell'istruttore dell'ufficio, perché in questa proposta precisa non si rinviene un significativo elemento di interesse pubblico. Possiamo vederla? Vedete, è un'area interna e diciamo in quella zona mettere lì un parcheggio, vedete dove ce lo propone il cittadino, non corrisponde secondo noi a un elemento di interesse pubblico. Se non ci sono osservazioni andrei avanti. Osservazione 257. Qui si chiede che un terreno venga edificato consentendo la realizzazione di 6 unità abitative, anche in parte sfruttando i volumi esistenti. La compensazione che viene proposta è quella di realizzare da parte del privato una rotatoria sull'intersezione tra via del Secco e via Macchia Montegiorini, con allargamento di quest'ultima in tutto il tratto prospiciente il terreno oggetto dell'osservazione. E l'istruttoria è di non accoglimento perché, diciamo, non si riesce a rinvenire un elemento di interesse pubblico. Qui, se ricordo bene, lo dico a Fabrizio in particolare, ma anche alla Manola, l'aspetto era anche legato alla collocazione del terreno rispetto all'incrocio, cioè la realizzazione di una rotatoria presuppone, no, che il comune disponga di un terreno, diciamo. Simone, sono due le problematiche. Uno, il terreno è in area agricola, quindi si creerebbe poi il problema di diciamo della conformità dell'intervento, perché se o è in ampliamento dell'edificio esistente oppure sarebbe non conforme alla legge 165.
E poi c'è comunque una verifica fatta con l'ufficio tecnico comunale sul semaforo, sull'area del semaforo, all'incrocio con Via Pauletta, dove la realizzazione della rotonda è sostanzialmente irrealizzabile, cioè ci sono sull'incrocio due edifici in opposta posizione che impediscono di fare una rotonda se non spostandola in maniera rilevantissima dentro il terreno di proprietà e non risolvendo quindi tutta una serie di problemi poi di intersezione e di ingresso con i due edifici. Purtroppo ci sono l'edificio dell'area produttiva e l'altro edificio esistente a nord che sono talmente vicini all'incrocio che impediscono di realizzare correttamente la rotonda e quindi secondo l'ufficio tecnico è preferibile mantenere il semaforo. Sì, mi chiedo, Fabrizio, se non sia il caso nell'istruttoria, no? Anche di mettere in evidenza la prima parte del ragionamento che facevi te, cioè che le proporzioni dell'intervento, 6 unità immobiliari, sono tali per cui anche se c'è un volume di partenza, insomma, c'è anche un rischio di un rischio, un elemento di insomma, che sembra in contrasto con la legge regionale e col piano strutturale. Avete capito, no? Qual è la problematica? Cioè, è vero che qui c'è un edificio esistente e gli interventi sugli edifici esistenti si possono fare, ma voi capite che passare da questo edificio esistente a 6 unità abitative è una modifica così significativa dell'edificio di partenza che può anche essere letta come in contrasto con la norma che vieta le nuove unità residenziali nel territorio rurale. Ecco. Ma Quindi, Simone, scusa, ma non lo è di per sé? non lo è di per sé perché, Jacopo, se io faccio un intervento di ampliamento, lo posso fare anche in territorio rurale. Quindi lui, Ho capito, capito. gioca sul fatto che ci sono dei volumi Sì, esistenti. c'è Però è chiaro un'ambiguità, ma che è un'ambiguità del tutto priva di senso, che. appunto, Ma per la sì, cioè, dimensione. ampiamente, ampiamente, chi è che si attacca? Cioè, non so, via. No, no, ma infatti Jacopo, io sono per metterlo nell'istruttoria che non c'è in questo momento, perché la prima. Jacopo, io non ti vedo però. Ma perché mi va male internet, hai ragione. Dicevo Jacopo, sono a tal punto d'accordo con te che chiedevo all'ufficio di mettercela questa parte, perché nell'istruttoria c'è solo la parte della rotatoria, per capirsi. Invece, secondo me, ci va messa anche questa, quella che diceva Scusa, Fabio. Simone, ho avuto una telefonata d'ufficio. Che cosa vorresti integrare Allora, nel tuo. Fabrizio ci spiegava Manola, no? Che qui i problemi sono due. Uno è la rotatoria che non si può realizzare perché ci sono quei due edifici attaccati all'incrocio, cosa che è stata verificata anche con l'ufficio lavori pubblici. Ma poi l'altro, e questa cosa c'è nell'istruttore dell'ufficio. Poi l'altra cosa però è che è vero che c'è un edificio esistente, no? Ma è anche vero che la proporzione e la dimensione dell'intervento che ci viene proposto, cioè 6 unità immobiliari, fa anche dubitare del fatto che sia ammissibile un intervento così nel territorio rurale, perché è vero che c'è un volume di partenza, ma la sproporzione fra il volume di partenza e il risultato finale è tale per cui siamo, diciamo, molto vicini a un fenomeno di nuova edificazione, no? Per Va cui io bene. suggerivo di aggiungerci anche questo aspetto, perché Fabrizio l'ha detto, allora mi sembra corretto metterlo nell'istruttoria. Sì, ho notato, ho Volevo notato. fare una considerazione, Fabrizio, nelle osservazioni di prima, no? Eravamo nei confronti di un'area agricola interclusa, ora non mi ricordo come era fatto il disegno. Qual è quella di prima? No, Quella era un che. H1, mi sembrava un H1, non era un'area agricola interclusa, era quella su Via Brasile, dici? Quella a cui veniva proposto un intervento, quella lì. Ok. No, vedi, H2. H2 non è un'area agricola interclusa, H2 sono aree inedificate interne al territorio urbanizzato, mi sembra, eh? Antonella, mi verifichi sulla leggenda che H2 sia. Controllo, ma credo che siano verde privato. Allora, sono le aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie Vabbè. del PS. Quindi queste possono, non sono aree agricole interne, queste possono essere a determinate condizioni essere utilizzate. Ok. Poi osservazione duecento 59.
Allora, si tratta di un terreno su cui insistono due fabbricati residenziali classificati di interesse ambientale, inseriti nella zona dei parchi territoriali di interesse locale. Si chiede che per quest'area venga predisposta una scheda norma consentendo al privato la realizzazione di almeno 6 unità abitative, sfruttando i volumi esistenti, e nella stessa scheda la norma potrà inserire le opere di urbanizzazione, ma è la solita? Di prima? Qui parla di via del Giardo, però. Chiedo scusa, Sì. la 259 è la sintesi sembra quella di prima. Può verificare? Sì, Stiamo prendendo vero. No, mi sembra anche a me quella lì, però qui Sì. c'è scritto via del È Giardo. stata presentata due volte da soggetti diversi oppure è stata duplicata per sbaglio dal professionista, a volte fosse stata No, inviata. no, due protocolli diversi, quindi probabilmente è la stessa osservazione presentata due volte nello stesso giorno, ma probabilmente hanno sbagliato, siccome ne chiedevamo in doppia copia, probabilmente c'è stato un equivoco e è stato attribuito due protocolli. Ecco, allora vabbè, controlliamo per scrupolo, mi raccomando, che non ci sia sfuggita a noi un'osservazione, insomma, e in ogni caso per il momento andiamo avanti. Poi se Ok. all'esito dei controlli dovesse venire fuori qualcosa di diverso, l'ufficio ce lo dirà. Poi, osservazione 275. Allora, si tratta di una scheda norma esistente in sede di adozione e il cittadino sostanzialmente ci chiede di rivedere alcuni parametri a vantaggio, diciamo, della proprietà, segnalandoci che si tratta, insomma, di un'azienda importante che ha bisogno di potersi sviluppare e che quindi, insomma, la richiesta va nella direzione di favorire un investimento di carattere produttivo. L'istruttoria è di parziale accoglimento. Vediamola. Allora, vedete. Qui però c'è qualcosa un torna. È questa, Antonella? No, scusate, ho sbagliato io, scusatemi, scusate. Eravamo nel piano. Ecco. Siamo nella zona delle cateratte. Questo è l'ambito in sede di adozione. Questo è, diciamo, la proposta di modifica. Vedete, è stato leggermente allargato l'ambito sul lato della via provinciale. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'adottato e questo è la proposta di approvazione. Quindi vedete c'è un allargamento, diciamo, saldiamo, no? La previsione con la strada provinciale. Questo, fra l'altro, consente anche di organizzare meglio il collegamento, no? Fra l'area e la strada provinciale. Andiamo avanti. Quindi aumentata la superficie fondiaria per le trasformazioni. È aumentata anche la superficie di spazi pubblici che vanno ceduti al comune, 500 metri quadrati in più della previsione di partenza, e abbiamo aumentato, diciamo così, di 300 metri quadrati la superficie edificabile.
che passa da 700 a 1000 metri quadrati in più. Niente, questa è la proposta. Niente, è un aumento sia dello spazio pubblico sia delle possibilità di investimento aziendale. Tra l'altro avete visto 500 metri quadrati in più di spazio pubblico a fronte di 300 metri quadrati in più di Che ci si destinazione. fa? Che ci abbiamo intenzione di fare su quello spazio pubblico? Cioè, Allora, la previsione è quella, vedete, di... scusa, scorri la scheda. La previsione è quella, vedete, di attrezzature di interesse generale 2500 metri quadrati e 500 metri quadrati aree, diciamo, per la mobilità. Non esiste nessun tipo di progetto su questa area, Riccardo, quindi sarà, diciamo, chi amministrerà il comune, a doverlo stabilire. Sicuramente è un'area, che si presta bene, per le caratteristiche che ha, da tanti punti di vista, perché è un'area, diciamo, abbastanza periferica, inserita in una zona non densamente abitata e quindi ci possono essere attrezzature di interesse pubblico di vario tipo che lì ci possono tranquillamente andare a vantaggio del comune. Non esiste un progetto. Chiaramente quando si fanno le previsioni urbanistiche bisogna anche cercare, no, di creare, diciamo, condizioni per poi, no, riuscire a mettere in condizioni, scusate il gioco di parole, chi amministra di fare delle scelte. Siccome questa è un'area molto grande, Riccardo, dove, no, possono essere utili dei parcheggi, ma tutto parcheggio 3.000 metri quadrati, francamente, ci sembrava poco sensato. Invece, mettere attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale è una previsione che ti consente a te comune di metterci tante cose, insomma, ecco. Mi dici una cosa, Simone, se riesci a vederlo, ma quel terreno lì è confina col campo Mega, per caso? Col campo Omega? Graziano fa riferimento ad una Sì, proprietà del comune campo Mega. definita così, cosiddetta area Omega, perché una volta c'era un'azienda, correggimi Graziano, che si chiamava così. Vediamolo, onestamente non ti so rispondere. Siamo in grado di individuarlo, sì, perché dovremmo avere la mappa delle proprietà pubbliche, Antonella, è complicato. Ma poi sei praticamente in fondo via del Buci. Quando arrivi in fondo ci batti dentro, dovrebbe essere lì. In fondo via? Ma Fondo via del Buci. è dalla parte di qua allora? No, Sì, allora guarda. è dalla parte della via provinciale, ok? Dalla parte della via provinciale di collegamento con Viareggio, insomma. Il lato è quello, va bene? Quella lì è la via provinciale. Ci si arriva da via provinciale, Sì, ok? d'accordo, però il pezzo del campo, se è così grande, arriva un pezzo giù, dicevo, incrocia con quello del comune, Non te lo oppure... so dire, No. Graziano, non te lo so dire, onestamente non te lo so dire. Vabbè, lascia lì, tanto non ci si può fare nulla. No, No, però magari verifichiamolo. Questo tra l'altro sarebbe ancora più... invece sarebbe anche importante. Esatto, sarebbe importante e interessante perché ti consentirebbe di muoverti nello spazio pubblico con ancora maggiore libertà. Si può vedere, Ma non so qual magari è. Antonella non è in grado subito di individuartelo. No, no, dicevo. Scusatemi, non so qual è questo campo qui. Di via del Bucine, non lo so. No, ma è un campo. Roberto, io credo che Roberto lo sappia. Ma non c'è uscito. Ah. Se me lo indicate voi, io non so che dirvi. Grazie, se ti hai capito, dillo più o meno dov'è, poi si guarda se è quello. Andando a cercarlo io sul giroscopio, ma ci ho dato matti troppo. Nulla, te prendi a via del Buci e vieni giù.
Se vai sulla via dei Buscini, vieni giù, vieni. Qual è la via del Buscini? Scusate l'ignoranza. La via del Buscini, via del Fiaschetto. Aspetta un via del secondo. Fiaschetto è quello che va dalla stazione, della stazione di Capezzano verso la provinciale. Aspetta, eh. Questa è la stazione, va bene? Va bene, questa è la stazione e vieni avanti. Quella via, è via del Fiaschetto. Vai. Vieni avanti, questa è via del Buscine, ci sei ora. Questa è via del Buscine, vieni qua. Giù. Sì, vieni giù a verso sinistra. L'autostrada. Verso l'autostrada? Sì, esatto, vieni giù verso l'autostrada. Faccio così. È qua, no, forse no, non ci siamo. Via, questo qua a fondo c'è un capannone. C'è dentro, è molto lontano, Garziano. Non è proprio vicino dal punto. Sì, no, 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 no. Ma vabbè, detto, mi sono sbagliato io. No, ma pensavo che fosse quasi vicino, perlomeno io che confinasse, ma insomma, fosse da quelle parti lì. No, non c'è qui, dai, non ci si arriva. Non ci si arriva su quello di cose del nostro. Vabbè, quella lì, quel altro campo si diceva. Ok, vabbè, dai, avanti. Allora, osservazione 284. Comunque, scusate, no, io non riesco a capire qual è questo terreno qui. Ma quello che dice Graziano? No, quello che si dice noi, quello che è su questo più oggetto della scheda nord. E ritorniamoci, Antonella. È curiosità, io lo voglio vedere, non capisco dov'è. Ascolta Riccardo, io se vuoi ecco, guarda, provo a spiegartelo. Te fai la via provinciale, no? Poco prima delle cateratte, giri a destra, vedi in questa strada che vedi, e si arriva a questo complesso aziendale. Ok? Non lo presento, non l'avevo mai visto. No, non lo presento, non l'ho mai visto. E allora, è una parte del nostro territorio abbastanza nascosta, no? Fra virgolette, perché non... O uno va a quell'azienda lì oppure non ci va, no? E però ecco, è molto vicina al Lido di Camaiore, a Capezzano, quindi come vedi è in un contesto di, diciamo, di urbanizzazione abbastanza scarsa, e quindi insomma avere lì un'area per immaginare dei servizi pubblici, magari che richiedono spazio, certe caratteristiche, può essere utile, però è chiaro che qui si creano semplicemente delle condizioni, poi dopo sta a chi amministra decidere sulla base delle previsioni che cosa è meglio per il comune. Riccardo, è passato il ponte dell'autostrada, la prima strada che trovi a destra, la seconda è quella che va alla carrozzeria, quella prima della carrozzeria. Ah, ho capito dove. Ok. Osservazione 284. Cioè praticamente sarebbe davanti, dalla parte di là c'è il Mugnaini, no? Dalla parte della via di fronte più o meno. Sì, sì. All'incirca sì. Sì, ho capito forse. Sì. Come altezza più o meno sì, è chiaro che sei Mugnaini, sì, dall'altra parte. Sì, sì. Allora, osservazione 284, si tratta di una scheda norma esistente in sede di adozione 3.4, via Paduletto, via Cafaggiolo, siamo a Capezzano, dove ci chiedono di correggere la superficie territoriale portandola da 4.900 a 5.300, se leggo bene, e dicendoci che questa è la superficie territoriale corretta. Ci chiedono leggo bene Manola, diminuire la superficie fondiaria per le trasformazioni da 2050 metri quadrati a 1900 metri quadrati. Ci chiedono anche di diminuire, diciamo, lo spazio pubblico da cedere gratuitamente al comune da 3.250 a 3.000 metri quadrati, ci chiedono di aumentare però la superficie edificabile massima residenziale a 700 metri quadrati anziché 480, e ci chiedono di
eliminare, vedete, la parte commerciale, superficie edificabile massima commerciale, metri quadrati 0 anziché metri quadrati 280. Poi quindi sostanzialmente chiedono che una parte di superficie edificabile non sia più commerciale ma sia residenziale. Poi dice se non è possibile prevedere 700 metri quadrati, allora in subordine 600 metri quadrati con un direzionale di servizio di 100 metri quadrati e il resto, se capisco bene, a residenze. Perché in prima battuta chiedevano appunto di passare a 700 metri quadrati di edificabilità residenziale con 7 unità immobiliari. Dice in subordine chiediamo 600 metri quadrati, 6 unità residenziali e 2 unità direzionali di servizio. Sempre eliminando la superficie commerciale e sempre con un taglio degli alloggi non inferiore a 80 metri quadrati. E questo per avere, diciamo, il giusto equilibrio economico. Allora, l'istruttore di accoglimento. Ora, siccome c'erano varie possibilità, vediamo in che termini. Allora, vabbè, la superficie territoriale è stata corretta. La superficie fondiaria per la trasformazione è stata diminuita. Superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente al comune è stata leggermente diminuita di 250 metri quadrati da 3.250 a 3.000. È stata presa, diciamo, l'ipotesi subordinata, cioè di dare una superficie edificabile di 600 metri quadrati di residenziale invece che di 480, eliminando la previsione commerciale, che però abbiamo lasciato in direzionale. Quindi è stata accolta, diciamo, la seconda ipotesi in subordine che aveva fatto l'osservante. E quindi sostanzialmente questo è un intervento, vedete, che sposta la destinazione d'uso più che le dimensioni dell'intervento, cioè viene tolto il commerciale, viene aumentato un po' il residenziale e viene data una possibilità di direzionale di servizio per 160 metri quadrati. Aggiungo che, diciamo così, lì siamo, no, nella zona di via del Paduletto, vicino a Piazza degli Alpini, quindi, cioè, noi, come posso dire, non c'è un interesse dell'amministrazione a che nascano delle aree commerciali che si allontanano, diciamo, più di tanto dal centro commerciale naturale, no, della via Sarzanese. Quindi, diciamo, la valutazione sulla possibilità di togliere il commerciale a favore di destinazioni come quella residenziale e di servizio, da sotto il profilo urbanistico, secondo noi non crea problemi, perché anzi nel disegno della città, no, ci sta bene la concentrazione del tessuto commerciale lungo la via Sarzanese, e quindi sotto questo profilo non ci sono problemi. E siccome il cittadino ci chiedeva anche un riequilibrio, l'istruttore dell'ufficio valuta che questo sia un equilibrio corretto. L'unica cosa, Manola, nella sintesi delle osservazioni, io non so se è un errore nostro, sembrerebbe che lui chieda, il cittadino chieda una dimensione di 80 metri quadrati delle unità immobiliari e noi l'avremmo lasciata a 60, ma forse è un refuso nostro. Guarda un po'. Va ricontrollata. Vedevo anche un'altra cosa. Perché noi ne chiede 7 e noi se ne dà 8? No, ne chiedeva 8, credo. Ora no, vediamo. Questa è l'osservazione. Questa no, è l'osservazione. No, ma Riccardo fa riferimento alla scheda dove le unità immobiliari passano da 6 a 8.
Perché vedi, è nella seconda nella ipotesi, ne seconda chiede otto. proposta, Riccardo, è nella seconda proposta. Il cittadino fa due proposte, una tutto residenziale e una un po' residenziale, un po' direzionale, però con meno superficie, non con più superficie, con meno superficie, però con più unità immobiliari. L'unica cosa che mi torna a me è la dimensione dell'alloggio, nel senso che dalla sintesi sembrerebbe che chieda 80 metri quadrati. Infatti, Simone, stavo riguardando che secondo me la definizione accolta non è corretta, è parzialmente accolta, perché anche il commerciale, lui chiedeva di eliminarlo completamente, mentre in realtà mi pare che sia rimasto. No, l'abbiamo tolto noi o no? Ah, No, l'abbiamo. 160, vedi? È vero, però sì, però l'asterisco, guardiamo un po' l'asterisco. Sì, può essere direzionario di servizio, però lui chiedeva di eliminare il commerciale in tutte e due le ipotesi dell'osservazione. Sì, però è anche vero che, vabbè, sì, è vero anche che il direzionale di servizio gliel'hai dato sostanzialmente. Però ecco, invece non mi torna questo discorso degli 80 metri quadrati, ma nel senso che No, e questo non l'abbiamo accolto, è rimasto 60. anche perché 80 per 8 per 8 fa 64. È un torna più, un torna no Infatti. con. Quindi, secondo me, commissione, l'ufficio deve modificare da accolta a parzialmente accolta. Sì, e questo è un aspetto formale. Non riesco a capire, ci chiedono Nella la scheda scusate, dimensione. ci sta fare le correzioni, quindi non ho capito io. No, Allora. allora, nell'istruttoria dell'ufficio, Fabrizio parzialmente accolta. Nella scheda io non riesco a capire questa cosa. Lui chiede 80 metri quadrati, che è anche un non senso, perché se io ti dico dimensione non inferiore a 60 metri quadrati, te puoi farle anche gli 80, no? Quindi non riesco a capire nemmeno il senso della proposta. Poi Alberto Scusate faceva notare. che ti è, scusate. È la TU 3.4. Poi Alberto faceva notare che 8 per 8 fa 64, quindi se la superficie è 60, è 600 non torna neanche i conti. Ecco. Quindi io la lascerei Beh, così. non inferiore a 60, eh. Appunto, lui chiede non inferiore a 80. Vabbè, ma che senso ha? Sì, Ma ma non ha faceva una senso richiesta. perché scusate, dopo lui è costretto a fare esattamente tutti gli 80. Ma infatti, come poi il compito nostro è interpretare la volontà Così dell'osservante. lui può ha un range tra 80, tra 60 e 100, deciderà Potrà di farle di toccare. 80. Mi sembra che il senso sia le voglio fare di 80, le potrei fare di 80. Vabbè, poi dopo domani ne vuoi fare una da 75 e una da 85, se ci scriviamo inferiore a 80 non può fare, io gli lascerei più libertà da questo punto di Sì. vista. No, l'unica cosa, Riccardo Erra diceva, si passa da 6 unità immobiliari a 8, questo perché lui ha fatto anche un ragionamento economico di disequilibrio del piano, questo è il motivo. Cioè io vi vorrei ricordare questo, commissari, perché non dobbiamo cascare dalle nuvole. Quando adottammo il piano, io ricordo bene che l'opposizione, non solo l'opposizione, anche la maggioranza, pose questo problema, no? Cioè, guardiamo attentamente l'equilibrio economico e finanziario, un serie di osservazioni, perché noi non possiamo fare delle previsioni che poi sono squilibrate e impediscono, no, la realizzazione degli interventi. Mi ricordo un particolare Alberto su questo punto, ma eravamo tutti d'accordo. Quindi ora non è che ci dobbiamo stupire se a seguito di un'istruttoria modifichiamo qualcosa, e se lo facciamo è perché l'istruttoria, secondo l'ufficio, effettivamente ha portato a dire che un riequilibrio ci poteva essere nell'interesse pubblico della fattibilità dell'intervento. Quindi, per l'amor di Dio, poi se ne parla, Io no? la Però voglio è rivedere la parte perequativa, per favore. la parte perequativa, andiamo a vederla.
La realizzazione e cessione delle aree e degli spazi per l'adeguamento di via Cafaggiolo e della contestuale intersezione con via del Paduletto, la realizzazione e cessione significa? No, che significa? Se ho capito, ma dei parcheggi. voglio Tutto quello capire che che. abbiamo in carta, la Ah. realizzazione e cessione del parcheggio e area di sosta tra via Cafaggiolo e via del Paduletto, comprensiva degli arredi e delle infrastrutture di gestione e manutenzione. Realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico lungo via del Paduletto, corredata di filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona e di percorso lento ciclopedonale di accessibilità a Piazza degli Alpini. Vediamo un attimo il disegno. Allora. Ma il disegno, ma voglio. E posso, se vuoi, ne parliamo. La parte fondiaria è quella grigia, la parte di opere pubbliche è quella gialla. Invito a vedere le proporzioni. La parte di percorso ciclopedonale è quella arancione, quindi non ci si sbaglia in questo caso sul fatto che sia una pista ciclabile, perché è fuori dalla carreggiata, come vedi Riccardo, qui è individuata cartograficamente, quindi ecco. Quell'arancione, Simo, è l'allargamento della via Cafaggiolo. Dove ci sta dentro anche il percorso ciclopedonale, non mi pare, ora lo leggevamo. Guardiamo un po', torniamo su. Forse qui si può precisare, eh. Beh, a parte che nell'allargamento della strada ci può stare anche il ciclopedonale, però forse Ci si può può stare precisare. tutto, ma non è tanto chiaro quello che deve fare questo signore. Deve fare l'allargamento di via Cafaggiolo. Fatemelo vedere. Deve fare il parcheggio, quello che hai visto, e Sì, ma deve. no, non l'ho visto bene quel parcheggio lì. Com'è? Vediamo un Già attimo. quello giallo, Riccardo, più Tu lo grosso, devi più. anche realizzare. Quanti metri quadri è? 3.000. E ci deve fare 3.000 metri di parcheggio? No, l'area da cedere tra l'allargamento, il parcheggio e Ma quello quant'altro. giallo quant'è? Eh? Quello giallo quant'è? Diciamo, leggiamo la scheda. Piuttosto grosso, no? Si vede anche a occhio. Ma quello Leggiamo che ha esattamente. senso? Antonella, metti. Impiccolisci che non si vede. 3.000 metri quadrati. Appunto, dicevo 3.000 metri all'ora di parcheggio. Un bel parcheggio utile a Piazza degli Alpini. E niente, quindi mi sembra chiarissimo. Cioè, ora, onestamente, le opere pubbliche sono importanti, quindi. No, ma quello che siamo d'accordo, quello ci mancherebbe. Vabbè, quindi se non ci sono. L'unica cosa, nella descrizione, mettiamoci. Ma questo va da sé che nell'allargamento di via Cafaggiolo ci può stare anche una sistemazione ciclopedonale. Ecco, questo lo possiamo aggiungere, è una No, vogliamo precisazione. di fare le cose insomma, che risolvano qualche problematica anche pubblica, no? Direi che la risolvono, Vediamolo bene, Riccardo. No, capito? 3.000 metri Perché. quadrati di parcheggio No, vicino a ma quello Piazza sì, ma anche la pista ciclabile, eccetera. Scriviamolo bene, che almeno dopo si possa realizzare, non si presti a Siamo. interpretazioni come sì, ma noi si Fabrizio. intendeva questo invece di quest'altro. No, Fabrizio, mettiamoci che nell'ambito dell'allargamento di via Cafaggiolo si può anche fare una sistemazione ciclopedonale come possibilità, poi va visto nel progetto, va bene? Scusate, è la TR, la T? TU 3.4. TU 3.4. Come vorreste scrivere? Può darsi che nell'allargamento di via Cafaggiolo ci stia anche bene una sistemazione ciclopedonale, non lo C'è so. scritto. No, su via Cafaggiolo no, fa solo Ah. riferimento a via del Paduletto, mi pare. Guarda, ma mi sembra, a occhio fa riferimento sulla via del Paduletto. Controlliamo, non ce l'ho Sì, davanti. è vero, è vero, è vero, è vero. È chiaro, lo dico
alla commissione che quando uno allarga una strada può anche chiedere una sistemazione ciclopedonale, però come dire, precisarlo male non fa. Allora, osservazione 285. Siamo... Simone, no, Simone, le, Jacopo non se n'è accorto perché sono sempre io che scrivo, magari non se ne accorge, no? Ora le numero lì, le richieste. Una domanda, tutte questi interventi, no? Non me ne accorto, è vero, scusa, non me ne accorto. L'intervento, questo è simile a tanti altri. Se questo promotore iniziativa decidesse di attuarlo, no? Come funziona? Presenta il PDC, ok? Però di fatto non lo può attuare se non c'è un progetto dei lavori pubblici di quell'intervento specifico, o può partire? No, no, non è così, Alberto. Quando c'è scritto vuol dire che lui, se non l'ha fatto il comune, lo fa lui e lo fa approvare dall'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico, cioè lui si farà promotore del progetto che poi viene approvato dall'ufficio tecnico, capito? Questo intervento come tutti gli altri, giusto Fabrizio? Sì, qualora non ci sia la formula che ho scritto approvato dall'ufficio tecnico, significa proprio questo, cioè che non è che quindi deve essere anche necessariamente redatto, no? Cioè qualora il comune ce l'abbia, è chiaro che a quel punto fa quello che gli dice il comune, anche perché è sicuro che gli va bene al comune, no? Qualora il comune l'abbia fatto, lo redige lui, ovviamente lo concorderà in via preliminare con l'ufficio tecnico, poi vuol dire che l'istruttoria non sarà solo di natura urbanistica, ma ci sarà anche un'approvazione da parte dell'ufficio lavori pubblici che riterrà congruo sia il progetto dal punto di vista delle caratteristiche, diciamo, prestazionali, codice della strada piuttosto che altre cose, sia anche in termini di computo delle spese, no? Perché poi lui dovrà redigere un computo metrico estimativo, no? Che gli serve poi scomputare gli oneri in ordine finale. Quindi l'ufficio tecnico farà anche questa verifica della congruità del valore di realizzazione dell'opera, ok? Ok, questa che ha appena dato e ritengo che sia una tra le informazioni più utili che in due anni abbiamo dato alla cittadinanza che ci ascolta. Grazie. Prego. Sì, è un meccanismo che è sempre esistito, eh? Cioè che la parte dell'opera pubblica la può progettare il privato e sottoporla all'attenzione del comune. Comunque sì, è stato bene dirlo perché qui a volte l'opera pubblica è anche, ora non è questo il caso, ma a volte l'opera pubblica non è nello stesso, non è nella stessa area territoriale, no? Quindi è utile precisarlo perché appunto consente al privato di non rimanere bloccato, diciamo, dall'assenza di progettualità da parte del comune. Allora, osservazione 285. Dice che si ritiene sostanzialmente insufficiente la previsione di una superficie edificabile massima di metri quadrati 160. Si fa riferimento ad una scheda norma esistente, la TR 1.4 via Aurelia via Italica. Da una valutazione dei costi e del valore delle aree si individua un costo totale dell'intervento superiore al prezzo ricavabile dalla vendita e quindi si chiede un riequilibrio. La scheda è parzialmente accolta, la richiesta è parzialmente accolta, vediamo in che termini. Questa, giusto? Ho dovuto rispondere ad una telefonata. Possiamo tornare ai parametri, Antonella?
Allora, dove siamo è chiaro, no? Mi pare a tutti. Incrocio via Aurelia, via Italica. Allora, vedete qui il riequilibrio che ci è stato richiesto, è stato accolto nel senso di diminuire gli spazi pubblici da cedere gratuitamente al comune di 200 metri quadrati, da 900 a 700. Andiamo avanti. E di aumentare il direzionale di servizio da 160 a 300 metri quadrati. Andiamo avanti. Il resto è rimasto uguale. Se vogliamo rivedere la parte perequativa, c'è la realizzazione e cessione di... Io non ho chiaro nemmeno dov'è. E ora te la facciamo rivedere. È lì dove c'è la banca, Riccardo, all'incrocio tra la via Italica e la via Aurelia. Se non sbaglio è quella la zona. Eccolo lì. Qual è l'area interessata? Questa gialla. Quella di gialla? Sì. Sostanzialmente la scheda prevede un completamento della viabilità e un aumento del sistema dei parcheggi, però andiamola a vedere la parte perequativa. Torniamoci su. Realizzazione e cessione degli spazi aperti, di ampliamento delle aree pertinenziali del polo scolastico, perché lì vicino c'è la scuola, realizzazione e cessione di percorso ciclo pedonale carrabile di accesso al polo scolastico con raccordo da via Trento, e realizzazione di fascia verde con alberature di alto fusto, di filtro, ambientazione dei margini tra il polo scolastico e gli insediamenti da ristrutturare e ampliare. Se si va sul disegno si capisce anche meglio, credo. Dopo mi fate rivedere i palazzi. Allora, il polo scolastico, vedi, è qui dietro, Riccardo, sì. E quindi vedi c'è un completamento della viabilità di accesso, anche nel senso della pedonalità e ciclabilità, e c'è la cessione, vedi, di questa area F1 per ampliare eventualmente, no, la pertinenza della scuola. Tenete presente che qui si parla di una scheda norma che non fa riferimento a una nuova edificazione, fa riferimento a un edificio, sì, che c'è già, nella partenza. L'ampliamento di un edificio esistente. Quindi è chiaro che la perequazione non può essere quella che viene chiesta nel caso di nuova edificazione, deve essere inferiore per ragioni di equità, insomma. Me lo fate vedere i parametri? Sì. I parametri diventano 300 metri quadrati direzionale di servizio, perché lì c'è una banca, e viene leggermente diminuito lo spazio da pubblico da scendere, di 200 metri quadrati, e rimane 700. Non c'è residenziale? No, direzionale, perché le banche stanno in quella categoria lì, giusto Fabrizio? Sì. Sostanzialmente è un ampliamento di un edificio esistente specifico al quale abbiamo legato una perequazione, diciamo, equilibrata, considerando che è un ampliamento. Niente media struttura? No, direzionale di servizio, quindi c'è direzionale di servizio, Alberto, non ci può venire il commerciale. Uffici. Abbiamo messo così perché c'è una banca, le banche stanno nel direzionale di servizio. Allora, osservazione, eh, 287, giusto? Chiedo conferma. Sì, corretto. Giusto. Allora, l'osservazione fa riferimento ad una scheda norma, Parco Archeo Urbano dell'Acquerella. Sostanzialmente si dice che abbiamo inserito un immobile dentro la previsione, ma in realtà appunto si tratta di una casa esistente,
che diciamo non ha senso inserire nella previsione del parco. Mi pare che questa sia la sostanza. E c'è un parziale accoglimento, vediamo. Che parziale? E ora intanto vediamo come l'abbiamo accolta, così almeno siamo in grado di dirlo. Allora, questo è l'adottato, Antonella? Sì, questo sì. È l'adottato. Questo è l'adottato che è qui, dove c'ho la manina io, è la parte dell'osservazione. Ok. Ok. Questo è come l'abbiamo inserito, levato dal pacco dell'acquarella e dato un B3. Ok. Il parziale accoglimento credo dipenda dal fatto che forse abbiamo inserito, diciamo, una parte inferiore di area rispetto a quello che ci chiedevano. Vediamo l'osservazione, perché probabilmente è così. Perché abbiamo scorporato, Riccardo, l'immobile, perché non ha senso tenerlo nella previsione di parco. Chiaramente poi va individuato un ambito di resede, no? Quindi ci sta che il parziale accoglimento dipende dal fatto che loro ci avevano chiesto più terreno da scorporare. E invece l'ufficio ha individuato quella che gli sembrava la resede corretta. Credo, vado un po' a memoria. Puoi scorrere? Se c'è una cartografia, qualcosa. Quello è l'edificio a cui fa riferimento l'osservante, quello lì. No. È uscita perché? No, non c'è altro. Quindi non c'era una, aspetta, ah no, sì. Non c'era una proposta cartografica. No. Ho visto all'inizio un cerchietto, all'inizio dell'osservazione, vai un po' a vedere. Ecco, ecco, ah no, è l'individuazione dell'area. Non mi torna. È così, Manola. No, nel senso che se non c'è un'individuazione precisa dell'area, è allora facciamo così, gli diamo una controllata, fosse così casomai cambiamo e mettiamo accolta. Sì. Va bene, commissione? Comunque qui Riccardo è se abbiamo messo nello scorporando l'area, no? Tutto in parte rispetto a quello che il cittadino ci chiedeva. La casa gliel'abbiamo scorporata, ora è un problema di stabilire se il cittadino ha individuato un'area più grande e noi abbiamo ritenuto che fosse più piccolina la resede oppure no. Perché se non l'ha individuata nemmeno precisamente, ha fatto riferimento all'immobile, allora è accolto. Ma lui, Simone, lui chiedeva il recupero di un fabbricato, Sì, sì, l'abbiamo inserito dentro, l'abbiamo messo dentro quest'area B3. Vedi, Jacopo, è questo qua, è il 22685. Ok. Noi abbiamo fatto tutta la perimetrazione, cioè abbiamo inserito tutti questi edifici qui dentro la B3. Quindi sarebbe accolta, perché nella B3 lui effetti ne può fare. Vabbè, dai, lo verifichiamo. Qui è solo un problema formale di stabilire se è parzialmente o totalmente accolto. Allora, osservazione. Scusate una cosa. Io ho un problema e mi devo scollegare perlomeno per una ventina di minuti. Ora, il numero legale c'è, manca il presidente, ma insomma, per me potete andare avanti. Si può anche, Jacopo, fermarci, mancherebbe mezz'ora, non è che ora... Mancherebbe mezz'ora. No, lo dico perché... Per me va bene fermarci, bene ci sia anche Jacopo, che almeno le però ascoltate una cosa, l'abbiamo programmata per quando allora la prossima? La prossima è lunedì, lunedì alle 15. Ok, va bene, abbiamo il 13 e il 15 alle 15, ok? E poi il 17 alle 9. Sì. Ti sbagliai, Jacopo.
No, infatti la ragione di questo problema che ho è che mi ero sbagliato stamani e quindi ho organizzato la giornata prendendo la mattina per la sera. Dicevo, scusate, abbiamo detto il 13 pomeriggio e il 15 pomeriggio e il 17 Possiamo mattina. chiudere la commissione, Jacopo? Sì, grazie.